Radio Punto Zero presenta Napoli Magazine. Buon pomeriggio al nostro capitano Gianfranco Lucariello. Ciao Gianfranco, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. Una giornata di campionato tremenda, Gianfranco, per il Napoli, una botta esagerata, per ricordare una delle frasi più famose di un film di Vincenzo Salemme, che ha sbattuto il Napoli fuori dal podio, ed era purtroppo quello che si temeva dopo la sconfitta di Verona. La classifica si è riformata secondo valori che sono stati aggiornati proprio da questo volatone, soprattutto della Lazio. Poi io riflettevo, vedevo che le due squadre, Roma e Napoli, hanno avuto un'involuzione a livello di prestazioni, pure che quella della Roma forse è maggiore rispetto a quella del Napoli. Teniamo presente che, per esempio, la Roma, dopo il solito exploit rallentato, non come quello dell'anno scorso, ha avuto addirittura 28 più o meno infortuni muscolari. Sotto questo profilo faccio riferimento appunto poi a quegli affaticamenti, a quelle problematiche che emergono quando squadre come la Roma, il Napoli, qualche altro affrontano delle partite che riguardano le coppe, e quindi giocare ogni tre giorni lascia il segno, come lo lascia sia a livello mentale che a livello fisico. Ma tuttavia questo non giustifica una prestazione come quella del Napoli, una prestazione, definirla sottotono insomma è anche molto relativo. Però io, al di là della tecnica, della tattica, piacciono il modulo di Benitez, lo ha cambiato, non l'ha cambiato, lo cambierà, non lo adegua magari alle immediate esigenze tattiche della partita. Però noto che il Napoli via dei gol proprio da difesa di burro, da balordi proprio, ragazzi, nemmeno nella scuola calcio. Poi faccio caso a delle presenze in campo di calciatori che mi sembrano veramente degli autentici fantasma. Allora la partita si gioca in 11 con coloro in più, con coloro che entrano dopo, ma si deve giocare, devono partecipare tutti quanti. Una squadra lunga, nonostante la pressione sia pure relativa del Verona, la squadra lunga, chi sta davanti resta là e non torna per dare una mano. E poi due errori, ragazzi, due errori gravi in difesa che sono costati due gol. Ma quando è che si svegliano? Ma qua fanno rimpiangere Aronica, che era un leone in Champions, rimpiangiamo Grava, che ha fatto delle partitissime e delle partitone, ma questi qua quando è che si svegliano là dietro? Dire che sono errori di reparto e anche relativi, qua sono proprio errori pure dei singoli, come sempre ci sono stati, oltre gli errori del reparto. Ma credo che siamo arrivati proprio ad una svolta, ragazzi, perché peggio di così penso che non si possa fare. Napoli si deve svegliare, altrimenti la Champions se la sogna, finale di Coppa e Europa League, come si dice, che Benitezzo punta più a quello che al campionato, queste cose non ci credo. Si gioca partita per partita per conquistare il maggior numero di punti in campionato, poi la finale di Europa League, a parte il fatto che della Coppa Italia veramente insomma non ci passa neanche da capo, ragazzi. Allora ci potrebbe interessare la finale di Europa League, ma la devi sempre vincere e ci devi sempre arrivare. Questo significa che bisogna giocare al massimo in tutte le partite, cosa che il Napoli purtroppo non sta facendo. Direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Io però non sono d'accordo con Gianfranco Lucariello. La Coppa Italia non ti piace, Gianfranco? Ma che ce ne facciamo? Dai, vinciamo la Coppa Italia e l'Europa League, sei contento oppure no? Se vinciamo l'Europa League potrei essere contento soltanto per un fatto, perché si va in Champions e la qualificazione in Champions significa 40 milioni nelle casse di Napoli, però da spendere per fare un grande calciomercato, non è che ci teniamo là sospesi e cominciamo la tarantella
che tutti quanti dell'ambiente abbiamo alimentato. Mascherano sì, Mascherano domani no, dopodomani sì, Lucas Leiva sì, Mario Suarez no, poi Fellaini, Ricciolino, i capelli erano troppo lunghi, poi quell'altro teneva il piede troppo grande, e così siamo arrivati a David Lopez, carità, sta impegnando al massimo, lo stesso De Guzman, ma io sull'impegno non ho niente da dire sulla qualità, che tu che devi fare tre manifestazioni, compresa la Coppa Italia, sei contento Antonio? Beh, e allora prima ancora di che cominci il campionato o prima ancora della preliminare di Champions bisogna attrezzare quei reparti in cui il Napoli è carente. Sono partiti tre giocatori come Zemai, Pandev e Berami. E beh, chi è arrivato appunto con tutto il rispetto crede che Napoli non si sia poi potenziato rispetto alla squadra dell'anno scorso. Assolutamente. Vabbè, ciò comunque non giustifica la prestazione di Verona, ecco ragazzi, che qua le componenti sono tali e tante che potremmo parlare da oggi fino all'anno 21. Ma perché hanno giocato così? Cioè non hanno giocato in effetti. Ma stando a quello che riferisce Benitez, dice non siamo maturi, quindi si è messo anche lui all'interno e bene ha fatto, che non bisogna girare poi le responsabilità soltanto sul singolo, sulla squadra, chi dentro e chi fuori. Il gruppo è quello, compreso lo staff, quindi ognuno di loro complessivamente si deve prendere le sue responsabilità e ha fatto bene. Poi, ma come fa una squadra con dei giocatori di un certo taggio, perché anche quelli là che magari non sono di grandissima qualità, però l'organico complessivamente, insomma, non è che si può dire che siamo la squadra più scarsa della Serie A, no, quando vinciamo siamo i più forti, quando perdiamo siamo i più scarsi, non è così. Giocatori del genere, tu sei tra i depressi, Gianfranco, sì, o tra comunque quelli che vedono la possibilità di una reazione magari già contro la Dinamo Mosca? No, ma ci deve essere immediata, ma non soltanto contro la Dinamo Mosca, fine settimana ci aspetta l'Atalanta, ragazzi, ma ci vuole il carattere. Antonio, ci fa pallone, pure le amichevoli, pure in mezzo alla strada fra ragazzi, pure le partite di calcetto, pure le partite sulla spiaggia, quelli sugli amici, ci vuole carattere, va bene, ci vuole aggressività e voglia di vincere. Io purtroppo certe volte, come è capitato a Verona, vedo che non ci sta il carattere. Ci vogliono 3, 4, 5 giocatori con degli attributi che possano trasmettere la loro voglia di vincere. Allora poi diciamo, ma come, questi sono professionisti, ma ci vuole la voglia di vincere ad altissimo livello, ma noi lo vediamo con le squadre che stanno giù in classifica, questi ti aggrediscono come ha fatto il Verona, te lo fanno in 14 parti e tu resti là inerme. Oppure portano loro la palla nella metà campo del Napoli, ci stanno dei calciatori che si guardano gli avversari, ma non esiste proprio, ragazzi. Quindi ci vuole carattere, la prima cosa, personalità e carattere, ci vogliono gli uomini squadra. Purtroppo il Napoli ne avrà qualcuno, ma non di più. D'accordissimo. Non posso. Siete spariti? No, io non posso aggiungere niente. Gianfranco, mi fa piacere che tu hai notato che Benitez si sia messo anche lui tra gli immaturi, insomma, perché credo che anche l'allenatore Gianfranco abbia delle responsabilità. Io non l'ho notata questa cosa, sinceramente. Abbia delle responsabilità sia nella costruzione della squadra, perché non doveva assolutamente accettare, e sia poi nella gestione del gruppo, in alcune circostanze forse andava gestito sicuramente meglio. Ma guarda, per quanto riguarda non doveva accettare, allora torniamo a un discorso diverso, e cioè il progetto non credo che sia stato, forse è venuto meno il progetto in una certa parte, e cioè questo doveva essere un progetto completo. Come mai non è stato completato? Come mai sono arrivati Davi Lopez, Guzman e quell'altro? Come mai Gabbiadini ci siamo ricordati il 13 soltanto a gennaio?
si potevano fare prima queste operazioni. Come no? Gianfranco, ma io credo che una presa di posizione forte di Benitez. No, ma dico, poteva... perché non sta giocando Gabbiadini? No, ragazzi, no, però questa fa parte della gestione. Vi dico una cosa, vi dico una cosa, qua soltanto un allenatore disse grazie e me ne vado, non voglio lo stipendio, ed è Mazzone. Mazzone, certo. Punto. Carletto Mazzone. Poi gli altri sono tutti quanti allo... E ha cambiato numero di telefono perché non state più sentendo, perché ogni tanto lo disturbavo, e chissà, cambiato il numero fisso, mister Carletto. Però che devo dirti, Gianfranco, io mi aspetto comunque un altro Napoli, perché mi rifiuto di credere che sia quello che abbiamo visto. Sì, no, ma è logico, ce lo aspettiamo tutti quanti, perché qua non si capisce più niente. Un giorno siamo in paradiso, un altro giorno tocchiamo terra. 30 minuti contro l'Inter. No, dico 70 minuti contro l'Inter fatti alla grande, e poi dopo abbiamo visto quello che è successo, quindi. Ma diciamo l'Inter che è una squadra che non riesce ad emergere, ma noi abbiamo le partite di riferimento che possono essere contro le grandi squadre. Pure quest'anno ci sono state, lo stesso pareggio a Roma con la Lazio in Coppa, la partita con la Roma, ci sono state diverse in cui ti fanno notare, queste partite ti fanno notare che Napoli ha un certo spessore, tutto diverso, certo. E poi boom improvvisamente la catapulta, è evidente che sta qualcosa che non va. Ma io volevo fare un passo indietro, ragazzi, ma vi ricordate la dichiarazione di Benitez alla vigilia della partita con Bilbao? Dichiarazione, osservazione dell'allenatore che è stata rispolverata adesso per dire guarda un po' questo che ha detto. Che cosa dice? Se usciamo dalla Champions non sarebbe una tragedia. Allora non bisogna pigliarlo come una missione negativa da parte di Benitez, ma io lo interpreto diversamente, e cioè, cari signori, qua i forzi non sono arrivati, e i giocatori che di cui gode il Napoli sono arrivati in ritardo, in ritiro, non abbiamo avuto il tempo come per l'Atletico Bilbao che non aveva nazionale, i forzi adeguati non ce ne sono stati. Se dovesse succedere una cosa del genere, che lui già immaginava, come poi è successo, a colpi che a nostra, ragazzi, non credo che di Sibillone, lui ha una sola responsabilità. Il gradino. Il gradino. Stare attento al gradino, caro Niente. Ma al gradino, ma si deve stare attento pure il Napoli. Infatti. Con la situazione che si è creata in classifica. Ma io non lo so. Qua dall'altra dalla stanza adiacente a dove mi trovo sento una persona anziana che dice siate ottimisti, capirete a chi mi sto riferendo, soprattutto Gianfranco e Michele Sibilli. Noi abbiamo capito. Però, benissimo, il problema è che questo Napoli, Gianfranco, non è che ci fa essere tanto ottimisti, anche perché la volata probabilmente prima era tra Napoli e Lazio, adesso bisogna mettere assolutamente nel gruppo Sampdoria e Fiorentina, cioè non c'è nessuna alternativa, cioè ora ci sono 4 squadre, mettiamoci anche la Roma, 5 squadre per 2 posti al sole, uno completamente al sole con sedia a sdraio e cameriere che ti porta il drink, l'altra invece un po' in terza fila, però insomma al sole, altrimenti veramente si va all'inferno. Ma Michele, il Napoli si deve dare una regolata, è meglio che si rivedano tutti quanti, pure con il presidente, con l'allenatore, fanno un esame della situazione e si dicano tra di loro all'interno dello spogliatoio, del club, le cose che non vanno, da chiarire, da mettere in evidenza, che è inutile che si tengano le cose dentro. Se si deve tentare, e si deve tentare, di salire lassù, di raggiungere un certo livello, altrimenti ci sono problemi anche a livello economico, anche per la riconferma di giocatori di grande spessore che sono nel Napoli. Ma se tutto questo non lo fanno, si decidono, è vero che ci stanno una partita ogni 3 giorni, questo sai, passare dal campionato alla Coppa, dalla Coppa al campionato, giri 2 giorni, ti porta via un sacco di energie, non soltanto fisiche, ma soprattutto mentali, a livello di concentrazione,
che non finisci di stare con la testa in una partita, che già ti devi precipitare con la testa in un'altra. Però questo è, siamo in Europa, questo è un club di dimensione internazionale, e allora questi sono gli ostacoli. La Roma purtroppo si sta accappottando. Beh, ma allora che deve dire il Milan, Gianfranco, che ormai vabbè, ma il Milan ha una crisi che... Antonio, ma il Milan ha una crisi che viene da lontano, al momento hanno dato via Thiago Silva, si è fermato Neff, se ne è andato in America, hanno detto Pirlo non ci serve, sei troppo anziano. Hanno perso. Però Inzaghi dice che è ottimista. Gianfranco, se è ottimista Inzaghi, dobbiamo esserlo anche noi, no? No, no, ma Inzaghi può dire quello che vuoi. Sono ottimista per il Napoli, me ne frega proprio niente. Bravo, bravo capitano, grande Gianfranco Lucarillo. Gianfranco, risultato di Verona, per esempio, mi addolora profondamente, però mi fa anche rabbia, mi fa venire una carica straordinaria. E spero domenica che... giochiamo noi a San Paolo. Sì, ma vorrei avere qualche anno di vena e dare una mano anche in vabbè, loro sono grandi giocatori comunque. Gianfranco Lucarillo in mezzo al campo, oltre a essere un allenatore aggiunto, ti fa delle cazziate mondiali, quindi sarebbe fantastico avere un Lucarillo a centrocampo. Nel frattempo io lo ringrazio, grazie a Gianfranco Lucarillo per essere stato in diretta con noi. Ciao Gianfranco. Grazie direttore, ciao Michele, occhio al occhio, solito scalino. Occhio grazie. Allo scalino sicuramente. Napoli Magazine. E si riparte subito ancora con Michele Sibilla, Antonio Pietrazzuolo e il collega del Roma esperto di mercato Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio Antonio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Giovanni, allora Giovanni, ma c'è un nome che ritorna nelle ultime settimane, sento anche di incontri presunti tali che si sarebbero susseguiti anche con De Laurenti. Mi riferisco a Valdifiori. Tu cosa sai su questo argomento? Su Valdifiori ci sono un po' di voci contrastanti. C'è chi lo vede già del Napoli, chi invece lo accosta di più al Milan. La verità è che c'è un discorso in sospeso, nel senso che De Laurentiis ha incontrato il presidente dell'Empoli manifestando un gradimento per il giocatore e avendo l'ok alla cessione da Fabrizio Corsi. Però non c'è alcun accordo, non c'è stata neanche una stretta di mano. Perché Valdifiori interessa anche al Milan, che è arrivato prima sul giocatore. Questo non vuol dire che il Milan ha una priorità, però l'Empoli ha fatto sapere a De Laurentiis che parla anche con il Milan. Io però vedo il Milan favorito, perché c'è il discorso Sarri, che non è un'idea campata in aria o messa ad hoc per creare disagio agli Inzaghi. L'idea di Sarri al Milan è un'idea che sta in piedi, poi si concretizzerà o no vedremo. Berlusconi gradisce l'idea di questa avventura con un allenatore italiano che possa un po' ripercorrere le orme di Sacchi, no? Una sorta di allenatore che unisca anche una sorta di visione fascistica basata sugli italiani, eccetera, su un certo tipo di gioco. Con Sarri al Milan è chiaro che Valdifiori andrà in rossonero per tutta una serie di motivi. Però infine pare che l'agente del giocatore, l'agente di Valdifiori, spinga invece per una soluzione napoletana per motivi probabilmente così di comodità logistici e che il ragazzo gradisca l'azzurro. Però ripeto, con Sarri al Milan, se dovesse accadere, io vedo Valdifiori rossonero, e comunque a prescindere il Milan avrebbe un piccolissimo vantaggio rispetto agli azzurri. C'è anche uno sponsor nell'Empoli per Valdifiori al Napoli che si chiama Luigi Sepe. Ma esatto, questo portiere secondo te realmente ha qualche chance di vedere un futuro azzurro, oppure si sta creando soltanto un grande chiacchiericcio che poi non porterà a nulla? Perché qui si rimpiange ancora Pepe Reina, ipotizzare di dare una fiducia così grande a Sepe, che si sta comunque confermando in Serie A, sta facendo bene
con l'Empoli, però tutt'altro discorso il Napoli. Abbiamo visto le difficoltà che hanno avuto anche Rafael e Andukar. Sì, tra l'altro anche Andukar sta cominciando a dare qualche piccolo segnale, così qualche errorino, però vabbè, lasciamo stare. Allora, non catastrofico, però comunque qualche errorino vabbè, io sono, non sono favorevole alla scelta di aver bruciato Rafael, perché Rafael è stato bruciato letteralmente, perché Napoli ha comunque adesso un problema da risolvere in estate e ritengo che Andukar non sia affatto superiore a Rafael tecnicamente parlando. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Andukar aveva il vantaggio di essere più tranquillo, questo sì, ma spero che questa tranquillità durerà fino a fine stagione, altrimenti saranno guai. Riguardo il futuro, Sepe ha rinnovato, quindi il Napoli crede in lui, il ragazzo ha dato disponibilità anche a fare il secondo nel Napoli. Bigon, a quanto ne so, ha apprezzato questa disponibilità, però preferirebbe che il ragazzo giocasse ancora titolare in Serie A il prossimo anno. Se sarà il Napoli questa squadra, onestamente non lo so. Va detto che, a quanto ci risulta, il Napoli vuole seguire ancora una linea giovane anche per il futuro, cioè puntare su un portiere giovane da valorizzare. Chi sia questo portiere, onestamente non lo so. Può essere Rafael ancora, difficile. Può essere Sepe, c'è una possibilità secondo me maggiore. Può essere un nuovo nome, e questo secondo me può essere l'ipotesi più accreditata, magari un altro sudamericano come Curuseaga, questo talento del Peñarol, portiere giovanissimo. E poi c'è Andukar sullo sfondo che potrebbe fare il secondo, e infine potrebbe anche cambiare tutto e Napoli possa prendere un portiere più esperto. Quindi la linea è quella del portiere giovane, non è escluso che si possa scegliere Sepe. Io penso però è più probabile vedere il ragazzo di Torre del Greco ancora in prestito in Serie A, magari in un club un po' più ambizioso dell'Empoli, per fargli provare un'esperienza diciamo diversa rispetto a quella di quest'anno. Ma ti senti di escludere totalmente la pista Pepe Reina, oppure quindi è invano questo suo tentativo a distanza di dire, no, che lui ama sempre Napoli, che ci tornerebbe volentieri, che sta bene qui, che ha tanti amici? Guarda, ti dico una cosa, ti rispondo con un piccolo aneddoto. Ieri, vicino dove lavoro io, dove c'è la redazione di Roma, in un ristorante del lungomare che non cito perché non rientra tra i tuoi sponsor, c'è stata una cena con alcuni giocatori del Napoli, tra cui Caglione, tra cui Albiol, e c'era anche Paolo Cannavaro, che ovviamente sta giocando a Sassuolo, ma è napoletano. A questa cena doveva venire anche Pepe Reina, che però insomma non ha potuto viaggiare, non si è potuto muovere. Questo significa che il legame c'è ed è molto forte tra questi spagnoli e con Paolo Cannavaro, che fa un po' da punto di accentramento per le scene e per i loro appuntamenti, e quindi vuol dire che Reina a Napoli ci tornerebbe di corsa. Se De Laurentiis decide secondo me di fare questa mossa, perché no? Però va detta la verità. Reina guadagna 4 milioni di euro attualmente, e il suo stipendio al Bayern Monaco è questo. Io non so se il Napoli possa accontentarlo, non credo. Se dovessero cambiare gli scenari, Reina accontentarsi lo stipendio dimezzato, magari, perché no? Però sinceramente lo vedo più un sogno che una prospettiva concreta. Giovanni, però ecco, questa è l'ennesima pugnalata, nel senso che io lo so bene, anche perché spesso e volentieri poi vediamo selfie e foto sui vari social. Spesso quando Paolo viene qui a Napoli, torna a Napoli, si incontra con i suoi ex compagni di squadra. Si incontra poi quasi sempre con gli spagnoli. Quando Reina viene a Napoli, spesso e volentieri chiama anche non solo Paolo, ma anche Fabio Cannavaro. Cioè, io veramente certe volte sbatto con la testa vicino al muro, sbatto con la testa contro il muro, perché dico: è brutta scena, Michele. Sarà brutta, non guardatela, allora non immaginatela nemmeno. Male, perché, porca miseria, avevamo due leader, un napoletano e uno spagnolo. Cioè, è mai possibile fare a meno di due giocatori che, con la loro conoscenza dell'ambiente e con la loro personalità, credo che qualche punticino in più a questa squadra l'avrebbero dato. Sì, mi hai letto nel pensiero, è quello che ho pensato anche io ieri sera quando ho saputo questa cosa, quando li ho intravisti da lontano che avevano parcheggiato le loro macchine.
e stavano andando al ristorante. Trovo inspiegabile che Napoli abbia rinunciato a Paolo Cannavaro, che, come hai detto tu benissimo, poteva essere non solo un leader, un uomo spogliatoio, un ragazzo che conosce bene la realtà, ma anche un ottimo elemento per la difesa. Con tutto rispetto per Britos, perfetto, o Enrique, non credo che Cannavaro sia inferiore a loro, poi ognuno vede il calcio come vuole. Un ragazzo, tra l'altro, non si sarebbe lamentato di fare la panchina. Insomma, è un peccato. Per Reina, discorso amplificato. Reina non solo viene a Napoli, è venuto recentemente, ma quando era infortunato, spesso sono i napoletani, i suoi amici napoletani, esatto, che vanno a Monaco e sono anche non VIP, diciamo, non personaggi famosi, li ho conosciuto qua. Quindi c'è un legame fortissimo. Queste due persone avrebbero dato tanta energia allo spogliatoio, secondo me avrebbero aiutato moltissimo la squadra a fare bene e a fare un campionato migliore di quello che sta facendo il Napoli, perché sia Reina che Cannavaro, oltre che essere dei grandi calciatori, Reina è un campione, sono soprattutto delle grandi persone con un grande carattere, un grande carisma. Napoli Magazine. Non abbiamo ancora affrontato un tema, credo, abbastanza importante, come quello del nervosismo di Benitez, che abbiamo visto manifestarsi per quasi tutta la partita di Verona. È un tema sicuramente da affrontare, da valutare, perché insomma non avevamo mai visto l'allenatore spagnolo così arrabbiato. Buon pomeriggio alla collega e conduttrice di Sport Italia, Yolanda De Rienzo. Ciao Iole, buon pomeriggio, tappeto rosso come sempre per te. Buon pomeriggio a tutti voi, come va? Come va? Benissimo, allora, perché cosa è successo? Esatto, la parola d'ordine è tirarsi su, perché veramente dopo l'ultima giornata di campionato, insomma, non c'è molta voglia di parlare, ma non ci sono nemmeno le forze probabilmente per tirarsi su. Però, come si dice, in questi momenti si vedono le qualità di un gruppo. E allora io a questo punto credo di aver fatto un altarino a casa, proprio fatto apposta, l'ho anche indirizzato, sai, come si chiama quella scienza che sposta i mobili e gli oggetti per trovare energia positiva, ha un nome in realtà, questo mi viene, e sto cercando di applicarla a casa, sto spostando tutti i mobili. E poi ho fatto l'altarino che punta verso San Siro, perché ho dovuto scegliere per forza uno stadio, stando a Milano, l'ho puntato verso San Siro, ho cominciato ad accendere una serie di candele ad Higuain e sopra c'è scritto Gonzalo, pensaci tu. Perché in questo momento lo vedo proprio come il mio unico faro di speranza e quindi ho deciso di fare questo altarino e ogni giorno vado a comprare le candele, come farebbe Raffaele Viviani in una sua commedia, e quindi cerco di fare delle preghiere ad hoc. La devo mettere così, che devo fare? Gonzalo, pensaci tu, che devo fare più? Non so più che devo fare, Michele, aiutami tu, aiutatemi voi, io davvero, anche perché poi non sopporto più le prese in giro, perché poi, cioè, sono, abito all'estero qua, quindi non perdo l'occasione per prendermi in giro ad ogni debacle, quindi veramente. Anche perché d'altronde, ecco, a Milano non è che se la passano anche bene, anzi appunto, e cioè, sentirsi, loro, sentirsi sfottere poi da chi sta peggio, veramente è una cosa pessima. Però ecco, Yolanda, io prima parlavo di questo nervosismo di Benitez, non avevo mai visto l'allenatore spagnolo così nervoso, così arrabbiato, così infuriato. Per carità, questo ha detto io non so perdere, e quindi quando perdo queste reazioni, ce l'ha spiegato, è stato anche molto sincero, perché io non so se sarei stata così sincera, però io leggo in lui davvero questa mancanza di lui sclera, detto proprio in termini anche poco tecnici, è come se sclerasse, cioè, secondo me lui là vede che i risultati non arrivano, vede che la squadra non gioca e sclera. Cioè, tutti i torti io non mi sento di darglieli, perché meno male che fare l'allenatore o fare il giocatore non è il mio mestiere, altrimenti fare carne da macello ovunque, sappiatelo, non sono, per chi mi conosce sa che non sono affatto una persona calma, quindi alla fine non lo biasimo completamente. Certo, però per il lavoro che fa dovrebbe riuscire almeno provare a conservare quell'aplomb che almeno fino alla prima parte dell'avventura a Napoli l'aveva caratterizzato, ma soprattutto quell'autoironia, quante volte l'abbiamo detto anche qui in radio, dal cipostare al modo di prendere in giro le altre squadre o magari i favoritismi che ci potevano essere rispetto ad altre squadre,
adesso lui non riesce più a guardare il quadro nell'insieme. Secondo me dovrebbe fare un passo indietro e cominciare a guardare la cosa nell'insieme. Quando tutto va male, quando tutto non quadra, tu conti fino a 10, fai un passo indietro e cominci a fare un attimo di analisi totale. Credo che lui abbia bisogno di questo, anche di un po' di calma, perché altrimenti poi trasmettere tutta quest'ansia, tutta questa tensione alla squadra non è buono, ma lo dico davvero con la stima che trovo nei confronti di Rafa Benitez. Assolutamente, è probabilmente il rischio più concreto, no? Vedere, vedere un allenatore che probabilmente è anche così arrabbiato perché forse, Yolanda, non soltanto la partita, ma si rende conto che probabilmente questa rosa più di tanto non può dare. No ragazzi, ma cioè, la rosa del Napoli, di tutto rispetto, adesso lasciamo stare anche un po' di sfortune, perché perdere Koulibaly non è la notizia migliore del secolo, però oggettivamente non possiamo dare... Cioè non possiamo dare contro a questa rosa. Il problema non è la rosa, il problema è che ci sono dei cali anche di alcuni singoli che non si spiegano. Cioè non si spiega perché Tagliacono non la mette più dentro, come non si spiegano determinate scelte. Perdonami, ma cioè, uno come Cavani per esempio voleva giocare sempre e dovevi fare i conti con uno come Cavani che voleva sempre scendere in campo, e certe volte tu lo mettevi in campo anche quando era stanco, anche a costo veramente di utilizzarlo troppo, però lo facevi perché Cavani vuole giocare, punto. A me sembra che Gonzalo sia uno che vuole giocare, cioè Higuain è uno che in campo ci vuole stare, stanco, non stanco, rotto, è uno che in campo ci vuole stare, ma è uno che ti cambia la partita. Ma non è che ti cambia la partita perché Zapata non sia bravo, perché io ho grandissima stima di Zapata, guai a chi me lo tocca, soprattutto per colpa di mia madre. Il discorso è che uno come Gonzalo Higuain si spaventa l'avversario, cioè a me sentire Toni nel post partita che dice meno male che non c'era Higuain mi fa venire rabbia, perché penso Higuain è un trascinatore, è uno che vuole vincere, è uno che fa i capricci in campo, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, è uno che se non gli arriva la palla dice va fan bagno, adesso me la vado a prendere io, perché comincia veramente ad arrabbiarsi perché vuole vincere come Bastini. Perché a questo punto non utilizzare Higuain dal primo minuto? Me ne rendo conto, devi fare turnover, c'è l'Europa League, ma c'è una partita che all'andata l'hai messa, cioè sui binari giusti. L'avrei potuto comprendere nel momento in cui tu la partita dell'andata non la mettevi così al sicuro, allora dici vabbè, io è vero che tu vuoi giocare sempre, figlio mio, ma una panchina te la devo far fare. Ma adesso, cioè, non voglio parlare di Gabbiadini, perché poi alla fine su Gabbiadini ho ancora il dubbio, posso avere il dubbio che il fastidio muscolare preoccupasse troppo Rafa Benitez, e allora per evitare di inguaiarsi la stagione dice avevo un fastidio muscolare, lo tengo a riposo. Ma a me non mi sembrava una cosa così grave da tenere in panchina Gabbiadini e Higuain. Poi magari mi sbaglio, perché ripeto, non sono nello spogliatoio del Napoli, magari anche lo stesso Gabbiadini, ma non mi sembra, non posso pensarlo, può aver detto no vabbè, forse sono un fastidietto, meglio entrare dopo. Ma cioè, perché non mettere le armi forti? Cioè, il campionato non è finito, non ce l'ha in tasca, e te l'ha dimostrato quest'ultima giornata. La Roma ha perso, ma ci rendiamo conto che la Roma ha perso la possibilità che il Napoli aveva? Per questo dico, meglio non parlare, vogliamo parlare d'altro per favore oggi? Di cosa vogliamo parlare? Di cucina? Non lo so, del tempo a Milano, non so, dimmi tu, perché effettivamente... No, perché poi bisogna essere compiti, cioè quando si fanno gli interventi in radio oppure si parla da tra virgolette esperti, bisogna essere un po' più diplomatici, ma la diplomazia in questo momento rischia, vacilla un pochino. Comunque sì, ci torniamo sulla partita? Facciamo così, andiamo a Mosca direttamente. Allora, cosa ti aspetti, cosa speri che accada già a Mosca? Una cosa è quello che spero, con le candele che ho acceso all'altarino, con le preghiere anche che ho scritto per tutti i religiosi del Napoli, è una cosa, è quello che mi aspetto, perché oramai non mi aspetto più nulla. Cioè, è diventato un Napoli talmente camaleontico dalle due facce che mi fa paura qualsiasi partita, e il che è buono, non è buono nemmeno per la squadra, perché secondo me anche alla squadra oramai fa paura qualsiasi partita. Cioè è un Napoli, ne parlavamo ieri in trasmissione, la cosa strana del Napoli è che nonostante la forza della rosa, la forza della squadra, è una delle squadre che quando viene attaccata ti dà sempre la percezione che possa succedere qualcosa di disastroso.
è vero, Benitez ci ha detto non è poco. E non è poco, cioè Benitez ci ha detto io punto sempre a fare un colpo dell'avversario, non mi interessa, cioè posso anche vincere 4-3, però mi piace giocare così. Sì, ci sta, però poi dopo se quelli lì davanti non te la mettono più dentro, là poi dopo cominciano i problemi. E allora se tu vuoi questa filosofia di gioco, ok, ma nel momento in cui poi dopo lì davanti arrivano tanti di quegli errori, come fai? Cioè non puoi puntare tutto su Higuain, io gli accendo i ceri, però questo prima o poi... Certo. Cioè, non ce la può fare da solo. Ieri abbiamo analizzato i gol in campionato, l'Inter con 35 gol subiti ha subito gli stessi gol del Napoli, ma ci rendiamo conto però quanti punti ha il Napoli in più in classifica? Infatti cioè una squadra che sta lì davanti non può subire 35 gol. Ma in effetti guarda, cioè è questa la sensazione che si ha, cioè più che la sensazione. La Juventus ne ha subiti 13, c'è un numero del genere, non è che uno si vuole paragonare alla Juventus, perché comunque se sta lì con tanti punti di differenza, uno dice va bene. Però il discorso è che sono tanti 35 gol, sono tanti. Ma speriamo bene. Yolanda, ovviamente ti vediamo come sempre su Sport Italia. Come sempre. sì, poi con questo stesso umore, sempre un po' nervosa. Però, per favore Napoli, fatelo per me, se io non ce la faccio più a stare così nervosa. Odiavolo per capello. Fatelo per me, per la mia tranquillità quotidiana. Mi chiedo solo questo. E mi raccomando, una preghierina anche per me all'altarino di San Gonzalo. Va bene, l'altarino di San Gonzalo avrà anche la preghiera per te, non ti preoccupare, accetto anche le richieste dall'altarino di San Gonzalo. Vi manderò anche una foto dell'altarino di San Gonzalo. Benissimo. Non sto scherzando, invece vi mando anche una foto. Perfetto, così subito la pubblicheremo sul web. Yolanda. Stasera parleremo anche di Napoli, naturalmente, certo. come non parlarne. Parleremo del Napoli di Rafa Benitez, di quello che succede in campionato, dell'Europa che si avvicina. Dell'Europa che avvicina. E che dobbiamo fare? Oggi mi ha preso così l'intervento, vi giuro che... E la settimana prossima lo faccio con il sorriso. Vabbè, a sorridere sorrido sempre. Sto un po' esaurita per le sconfitte, ma a sorridere sorrido sempre. È dal primo marzo che non vivo una gioia. Appunto, marzo pazzo sta per passare. Bene, bene. Ma io posso mai venire allo stadio per vedere? Cioè, sono venuta allo stadio e ho detto, vabbè, che bello, guarda che bella partita di Europa League che mi sto guardando. Ma guarda come sto tranquilla. Poi appena parto, cioè non posso partire un attimo. Ma scusatemi. Un abbraccio Yolanda, a martedì prossimo. Un abbraccio, grazie per lo sfogo. Meno male che ci siete voi. Assolutamente. Ciao Yolanda, grazie. Forza Napoli. E buon pomeriggio al maestro Adolfo Mollichelli. Ciao Adolfo, buon pomeriggio. Ciao a tutti voi in studio e gli ascoltatori. Come dicevamo con Yolanda prima, cioè questo Napoli oramai lascia senza parole, perché è davvero difficile trovare, non dico trovare una spiegazione, perché poi alla fine la spiegazione è anche semplice, ma è veramente difficile commentare a 3 giorni di distanza partite così diverse, probabilmente anche nella stessa partita, come è successo per esempio la scorsa settimana con l'Inter, 2 partite completamente diverse. Cosa bisogna fare? Cosa bisogna dire? Ma cosa bisogna fare? Si vorrebbe, una volta si diceva che bisogna fare una benedizione da un prete con attitudini particolari, si diceva una volta. Io sono veramente basito e non riesco a dare più una spiegazione logica, se non rifarmi a quella che è una frase che io ho buttato lì da tempo e che però purtroppo è veritiera, cioè quella lì che il Napoli è una squadra femmina e quindi uterina, e non so darti più neanche una spiegazione razionale, perché non è possibile insomma giocare in una partita 2-3 partite e alcune partite non giocarle proprio, anche se questa volta insomma è un po' di mano sua grassottella ce l'ha messa anche Benitez, perché io seguo un po' il calcio adesso, approfittando anche dei giorni liberi che lo stato di pensionato mi ha dato, e
vedo tante partite del calcio internazionale, ma viva Dio, e i migliori nelle altre squadre giocano sempre, allora due sono le cose. O noi in Italia abbiamo dei preparatori che non so come definirli, ma non mi sembra questo il caso. Quindi che cosa dire? Io penso che quando si andava ai mondiali, agli europei, e ogni giornale schierava la formazione migliore possibile, ecco. E quindi se c'hai un Higuain che in questo periodo è un'ira di Dio, un Gabbiadini che tu lo sai, c'è un debole per Gabbiadini, ma non è un debole così dettato da un senso di oggettivamente è fortissimo. Caro mio, un giocatore che da fermo, senza rincorso, ti spara quei tiri come fa lui. Perciò tempo fa ti dissi che mi ricordava Riva, nel senso proprio della potenza del sinistro, ma non si può rinunciare a questi giocatori. E poi nella finale di partita di Verona mi è sembrato un po', come dire, quando Mourinho perdeva e aggiungeva alla punta altre due o tre, ma avendo però una difesa, specialmente questo lo faceva quando stava nell'Inter, avendo però una difesa insomma pressoché invalicabile. E quindi adesso io sono stato sempre generoso con tutti, però in particolare con Benitez, che gode comunque della mia stima, della mia simpatia, un personaggio eccezionale che fa bene anche al nostro campionato. Però rimescolare troppe volte le carte poi a finire che non ti viene mai la napoletana secca per poter fare una sola, va, buttiamola su 3-7, va. che è meglio. Adolfo, poco fa, parlando con un collega, ci spiegava che ieri c'è stata una scena tra i giocatori spagnoli sul lungomare a Napoli e Paolo Cannavaro. Non c'era Pepe Reina perché non era impossibilitato a raggiungere i suoi vecchi compagni di squadra. Io ho detto, ma che strategia è questa se in due stagioni il Napoli si è privato di due grandi leader, uno locale, legato al territorio, tifoso fin dentro le ossa del Napoli e sicuramente non inferiore ai difensori che abbiamo, l'altro un potere di statura internazionale che insomma che già con il suo fisico ti dava coraggio. Che strategia è questa? Ma detta così mi viene da dire che è una strategia del gioco a perdere, di non voler far seguire alle parole, ai proclami, a volte roboanti, esaltanti. Ho sentito spesso il Napoli fatto da tutti i napoletani, ma insomma io sarei un poco più concreto, cioè non mi abbandonerei più a queste frasi fatte che non so a chi possono far piacere. Chi ascoltando frasi che hanno un vuoto, non hanno alcun senso pratico, possa far piacere, non credo al tifoso vero del Napoli. Paolo Cannavaro, abbiamo visto nel Sassuolo, quando è mancato lui, per infortunio, vedi un po' la difesa, adesso la regge un solo Acerbi, al quale va tutta la mia stima e simpatia di uomo, questo ragazzo che ha superato un male terribile. Però adesso guarda le partite del Sassuolo, guarda il volto di Acerbi, cioè dice devo fare tutto io, invece quando c'è Paolo Cannavaro vicino fanno una piccola grande coppia, gli ha fatto la fortuna dei risultati positivi del Sassuolo. E il portiere Reina, poi non ne parliamo, soltanto con la sua presenza in porta. Io mi ricordo quando giocavo, avevo un portiere bello largo di spalle, diceva ma è santo, dove gliela faccio passare, insomma, ma guarda che così è. Assolutamente, assolutamente. In questo momento Napoli quarto.
con una Lazio lanciatissima, una Roma che continua ad affondare, ma con Sampdoria e Fiorentina invece che continuano a riemergere. A questo punto, ecco, parlando di strategie, a cosa bisogna pensare? Niente, a questo punto bisogna pensare che il campionato comincia adesso, il nostro campionato, che è quello di non perdere di vista la qualificazione per la Champions, tenendo conto che parte alla pari, se non inferiore, alle squadre che adesso stanno venendo su, quelle che tu hai nominato, la Lazio, che qualche volta mi pare che l'ho detto anche a te, è la squadra che ha il più bel gioco d'Italia, indipendentemente dai giocatori che mette in campo. C'è un fuoriclasse come Felipe Anderson, che logicamente quando non è infortunato gioca sempre, ti segna, fa gli assist. La Fiorentina è anch'essa è un po' una squadra ambiziosa, però c'è tanti, le cosiddette seconde linee della Fiorentina non sono le nostre seconde linee. E la Sampdoria è una squadra che ha il carattere serbo di Mihajlovic, è tosta, e adesso si è inventata questo e due trequartista. Gli altri inventano e noi invece cambiamo soltanto. Assolutamente d'accordo. Quindi sono, ti ripeto, bisogna partire come se adesso cominciasse il campionato, se non si può fare in campionato un fallimento totale, perché guarda che Fiorentina, Salvatore e Lazio non molleranno. Risaluto immediatamente il direttore, ciao Antonio. Gabriele, c'è una domanda che ci arriva da Twitter. Sì, ma no, vogliamo, no, che, se, vogliamo no, farla? No, riguarda anche la prossima ospite, quindi faccio la tre di no. La facciamo allora alla prossima ospite. Scusa, salutiamo. Devo aspettare, calmo. Sono tutto un fremito. Fammi finire la frase. Sono tutto un fremito, come dice Titina De Filippo. Riguardante la cosa simpatica che ha fatto la prossima ospite, se mi puoi completare, che arriviamo nel giro di mezz'ora. Scrive questo rifuso. Dice, io vorrei vedere Michele al posto di Rafa Benitez, che per 90 minuti si è sentito dire ciccione, ciccione, ciccione. Tu dopo 93 minuti non saresti arrabbiato? No. Che era arrabbiato. Io mi girerei verso lo stadio e direi è vero. Vabbè, comunque devo fare i complimenti alla prossima ospite che è in diretta con noi, Anna Trieste. Buon pomeriggio. Ciao Anna. Anna Trieste, che ha lanciato l'hashtag Gesù Cicciona o Ciccione. No, Cicciona, perché comunque io sono almeno apparentemente femmina, però comunque senso è quello. Perché io francamente su Benitez, su sta roba, diciamo, che hanno detto sto cuore che hanno fatto i tifosi, chiamiamoli tifosi, insomma, del Verona, sono rimasta un po' basita, ma non tanto per il coro in sé, perché comunque, diciamo, si sa che tra tifoseria del Napoli e del Verona, come dire, ci sono anni di amore, diciamo, di diversamente amore. Però il punto è che mi sarei aspettata da parte dei tifosi del Napoli, anche naturalmente non erano tutti a Verona, però magari nel post gara qualche parola in più, insomma, sul fatto che comunque Benitez è stato veramente bersagliato, però che Ciccione è la cosa, diciamo, più educata che gli hanno detto. Quindi Anna, non so, adesso vai, continua. No, dico, se magari la partita fosse finita in modo diverso, sicuramente insomma lo avremmo difeso tutti un po' di più, però penso che su Ciccione avremmo dovuto difenderlo a prescindere, anche, diciamo, quindi, in caso di pareggio, sconfitta, qualsiasi cosa. Quindi Anna, tu vedi in questo, insomma, anche non so, una rabbia, una delusione da parte dei tifosi napoletani verso il proprio allenatore? Sì, penso che comunque indubbiamente, io credo che io sono raffaelita, credo che comunque Benitez sia comunque un essere umano, possa fare i suoi errori, però non è che per una partita, per un errore si mette in discussione tutto. Invece io vedo comunque che comunque su di lui c'è un accanimento particolare. Io credo che con la squadra che ha a disposizione lui fa il possibile, fa il turnover. Non ho capito per esempio perché ha tenuto Gabbiadini in panchina, però se lui l'ha tenuto in panchina evidentemente
aveva delle ragioni, cioè se lui fa l'allenatore e io no, evidentemente ci sta la ragione. Anche se effettivamente alcune scelte che appunto questa qui, vita mia. No, questa qui in effetti è un po' strana, perché vabbè, ma tutti possono sbagliare, non è che, non è che è infallibile, è vero che è benissimo, però non è perfettissimo. Io mi meraviglio soltanto dell'eccessiva durezza che c'è su di lui, no? A volte, però comunque va bene così, tanto ormai già è passato, sono passate quelle. È come nel caso del delitto, no? Le 48 ore successive sono quelle decisive. Una volta che sono passate quello, andiamo avanti. Però senti Anna, ma domani fare, cioè dobbiamo fare sempre la top home week, no? guarda, ti dico che questa è la più difficile della stagione finora. Ma io un'idea ce l'ho, sì, comunque, perché... vabbè. Sarebbe troppo semplice fare quella dei peggiori, no? Un paio te li posso suggerire. No, poi cambia il senso della classifica. Si sorprenderà questa cosa, ma ci sono stati dei barlumi. Un paio, diciamo, un paio sicuri. Non dico di omità, ma quantomeno diciamo di fasi di veglia durante Verona-Napoli, quindi in quelle fasi in cui i tesserati, i giocatori sono stati svegli, c'è stato diciamo qualcosa, vedrete. Allora parliamo un attimo di cosa non ha funzionato, cosa non ti è piaciuto di più in assoluto? In assoluto sulla formazione no, perché credo che comunque se la potesse giocare col Verona, quella che ci si incanta, è proprio una questione di atteggiamento, proprio atteggiamento sbagliato. Il Napoli doveva stare col coltello in mezzo ai denti e invece si è presentato con il Negroni fuori al bar, diciamo. Ma questo è sempre, insomma. Ci riprenderemo, quindi, magari con la Dinamo Mosca, chi lo sa, poi c'è l'Atalanta di Pireia. Ma comunque è ovvio, anche perché voglio dire, non è che abbiamo tanta scelta, anche il campionato non è che teniamo tanta scelta, ormai diciamo ci hanno sorpassato, quindi, e ci abbiamo anche diciamo gente dietro, quindi non è che bisogna vincere. Bisogna vincere, Anna, cioè non c'è altra scelta, non c'è sta scelta, perciò dico ormai spero che sono ritornate quindi con le altre che comunque sono ritornate, la Lazio che segna e vince a Torino e va più 3 sul Napoli, Fiorentina e Sampdoria a meno 1 dal Napoli, che facciamo? Restiamo a guardare, non mi sembra proprio il caso. Bene così, quindi cara Anna, io ti ringrazio e sono curiosissimo di leggere domani su napolimagazine.com la top week di Anna Trieste ore 7. E per questa settimana è proprio diciamo l'omnità è la mia che riesco a farla. Allora al numero uno mettiamo Anna Trieste perché è riuscita a fare la classifica, poi al secondo e al terzo posto un paio, perché vi giuro che davvero preferirei guardarmi la biografia di Nedved oggi pur di non farla, però la devo fare. Vabbè, ti tocca. Bene, domani su Napoli Magazine. Grazie Anna. Ciao, voglio Forza Napoli sempre. Ciao Anna, grazie. E buon pomeriggio e benvenuto al nostro grande Mister Z, Mario Zaccaria. Ciao Mario, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi e un saluto agli ascoltatori. Caro Mario. Sempre le stesse cose scrivi nel tuo Mister Z su napolimagazine.com. Ogni settimana c'è qualcosa che non va. Sì, infatti penso che la prossima settimana potrei anche scrivere 20 puntate precedenti. Bravo, mettiamo il link all'articolo precedente, facciamo così subito. Anche perché sennò poi diventa ripetitivo e anche stantio, diciamo. Ma ragazzi, purtroppo è la verità, io scherzo, insomma, però questo è un problema, questo fatto che questa la testardaggine di internet sta cominciando a diventare un problema, sinceramente. È un qualche cosa nella quale dobbiamo sotto un certo punto di vista guardarci e proteggerci, però non so fino a quando e come si possa fare una cosa del genere, ma Napoli sono 5 partite che non cava un ragno dal buco e la Lazio ha fatto 5 vittorie consecutive, cioè veramente da riflettersi seriamente. Ma
temi di più il ritorno, cioè il ritorno, la Lazio vincerà 5 vittorie, cioè ha ottenuto 5 vittorie di fila, quindi se vediamo la crescita della Lazio oppure Sampdoria e Fiorentina che spingono alle spalle. Ma io dico che così come stanno le cose, insomma, bisogna cominciare fino a poco tempo fa, fino a 3 settimane fa guardavamo la Roma, cioè chi stava davanti. Adesso più che guardare la Roma e la Lazio, cioè chi sta davanti, forse è il caso di cominciare a guardarsi da chi sta dietro, perché il Napoli è in una situazione in cui sostanzialmente in lotta per tutto, ma potrebbe, quindi potrebbe prendere tutto, ma potrebbe anche prendere niente. Quindi è una situazione molto delicata. Cominciare a guardarsi alle spalle forse non è una cosa da, è una cosa da tenere in considerazione. Vero, vero. Mario, per quanto riguarda invece le scelte di Dinamo Mosca Napoli, ti aspetti degli inserimenti nuovi rispetto a quanto visto a Verona? Ad esempio l'unica la sua dieta, se vogliamo, contro il gialloblu è stata proprio la presenza di Gabbiadini per pochi minuti, che da fermo ha centrato un palo. Ecco, come ti spieghi questo utilizzo a singhiozzo, a parte il fatto che c'era stato anche un piccolo infortunio per Gabbiadini, però diciamo che nella gerarchia di Rafa Benitez viene sempre prima Callejon, si è visto anche con la sostituzione che è avvenuta prima per lo spagnolo che è entrato in campo e poi dopo Gabbiadini. Ma io credo che sia molto semplice, come dire, interpretare i motivi delle assenze continue di Gabbiadini, o comunque delle mancate presenze dal primo minuto. Il problema è che Gabbiadini è un attaccante, è nato come attaccante, come punta centrale, è stato trasformato come punta esterna, ma è una punta e ha oggettive difficoltà a rincorrere sulla fascia, rincorrere anche se gioca alle spalle della prima punta, cioè di Higuaín o eventualmente di Zapata, e quindi non rientra, diciamo, sotto un certo punto di vista negli schemi tattici di Benitez, il quale, essendo un integralista nel 4-2-3-1 e avendo soltanto due centrocampisti, che abbiamo visto come hanno sofferto contro i 5-6 centrocampisti del Verona, ha necessità di avere le tre mezze punte che facciano il doppio e il triplo lavoro. Gabbiadini ne sa fare uno solo, è quello di fare i gol e di guardare la porta. Quindi è sfavorito, diciamo così, rispetto a chi come Calderon, come soprattutto De Guzman, come Amsic e in minima parte, diciamo, anche come Mertens, questo tipo di onere se lo sobbarcano. Gabbiadini non lo sa fare, non lo può fare, non lo vuole fare, e quindi è evidente che nella mente di Benitez trova difficoltà ad essere collocato. Per esempio pratico, se lui lo fa giocare dal primo minuto insieme con Higuaín, dal punto di vista di Benitez è come se schierasse due punte, come sapete tutti aborre da questa logica, cioè non si può fare, è una cosa vietata. E quindi io capisco, mettendomi nei panni di Benitez, capisco che questo non lo faccia. Napoli Magazine. Eccoci pronti alla gran finale con il maestro Antonio Corbo. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao Antonio, ben ritrovato. Ciao. Subito la domanda che si stanno facendo tanti tifosi del Napoli: ma cosa accade a questa squadra? È una squadra di qualità modesta. Il limite è dato dalla qualità disomogenea, nel senso che ci sono giocatori di classe, giocatori importanti, e poi ci sono dei giocatori inadeguati che il Napoli non è riuscito a vendere e che si ritrovano nel parco riserve, che Benitez è stato costretto a mettere ogni tanto. Non è un'offesa certo per Britos e per Mesto, i primi nomi che mi vengono in mente, se giocano la partita e sono gli anelli deboli di una catena. È chiaro che quando la squadra poi risente di qualche errore, di qualche eccesso di ottimismo di Benitez, che vuol giocare senza Higuaín, che dopo una partita in cui aveva fatto 3 gol, allora a questo punto la situazione precipita. Però è sempre l'errore iniziale. Non dimentichiamo che
nei primi minuti c'è stato un errore di Messo e del portiere. Se la partita comincia e non si ferma subito dopo pochi minuti perché c'è già un gol per un errore della difesa così marziano, è chiaro che la partita prende un'altra piega e ha qualche critica in meno anche Benitez. Benitez ha il più grande torto nell'aver accettato questa squadra dicendo che era forte. Cosa ti aspetti invece da De Laurentiis? Mi aspetto una prova di coraggio, l'ho detto anche ieri sera in televisione, lui deve occupare la scena e non nascondersi, dire cose non vaghe ma precise, dire che il Napoli ha un futuro, sul futuro garantisce lui, garantisce sugli investimenti, garantisce sul potenziamento, che questo Napoli non è solo, non è una squadra sola, che Benitez potrà anche andare via eventualmente, ma fino all'ultimo giorno sarà un allenatore a tempo pieno con tutta la sua bravura, la sua applicazione e si andrà avanti insieme. Questo si fa nel calcio quando ci sono i presidenti adeguati al ruolo. Essere presidenti a Doha quando c'è da festeggiare una coppa e prenderla in braccio insieme con Amsic, a quel punto credo che sia un po' troppo facile il ruolo di presidente. Quindi io invito De Laurentiis, e lo faccio non per polemica ma per amicizia, lo invito a prendere il suo ruolo con coraggio, esporsi, metterci la faccia e dire alla gente che il Napoli ha un futuro e sul futuro c'è la sua garanzia. Ovviamente poi in un secondo tempo De Laurentiis avrà tutto l'interesse, secondo me, se lo illumina la ragione, ad assumere un super manager, perché i suoi investimenti devono essere produttivi. Al momento lui pensa di essere competente, pensa di sapere di calcio, invece rischia di sprecare molti soldi per nulla. Ed è proprio questo quello che interessa ai tifosi, perché più che altro ho visto, almeno rispetto al passato, quando, se ricordi bene, noi già abbiamo vissuto una situazione del genere con Mazzarri, c'era molta più acredine verso il tecnico, mentre questa volta invece è un argomento di interesse ma non è quello principale, almeno così mi sembra di capire, passando un po' l'umore dei tifosi sia online che dal vivo. Però è anche vero che io facevo una riflessione questa mattina: perché Benitez deve dire il suo futuro ad aprile oppure dopo il suo compleanno? Anche quello è un momento chiave della stagione, se lo fa per tutelare la squadra e gli obiettivi, a mio avviso comunque potrebbe essere un errore, no? Guarda, hai detto delle cose molto giuste, e in questo momento è inutile fissare delle scadenze, perché poi se a metà aprile lui dirà che rimane o non rimane, ma potrebbe anche darsi che un giorno prima De Laurentiis dica che non gli interessa, cioè occorre massima chiarezza. Io dico che questa stagione è caratterizzata da una sola parola: l'ipocrisia. Dei due comandanti nessuno dice la verità, nessuno scopre le carte, e a rimetterci è soltanto il Napoli. De Laurentiis deve capire se è Benitez l'allenatore giusto per vincere uno scudetto, e allora deve fare carte false per averlo ancora un anno, a costo di mettere a disposizione un jumbo jet che gli faccia fare la spola ogni mezz'ora con casa. Se invece ritiene, come purtroppo temo io, che non sia un allenatore da campionato ma che sia un profeta di calcio estetico ma non sostanziale, nel senso che i campionati si vincono con gli allenatori martello, come era Trapattoni, come era Conte, come si rivela adesso anche l'ottimo Allegri, bene, allora lui deve cambiare scelta, deve affrontare un giocatore in grado di lottare per lo scudetto. Questo Napoli, che incassa 600 milioni e più dalla rifondazione e che sta a 18 punti dalla Juventus, non è il Napoli che piace ai tifosi, e questo lo deve capire De Laurentiis. Tra l'altro è un Napoli che ha perso occasioni aiosa, l'ultima d'altronde è arrivata proprio nel Monday Night con la Roma, che ha perso in casa, e favorendo invece il ritorno della Sampdoria. La Fiorentina ha vinto col Milan. È una situazione, Antonio, in cui ci vuole il massimo della razionalità in questo momento. È il momento in cui il padre guardiano deve riunire intorno al tavolo i monaci del convento e richiamare tutti ad un grande sacrificio e a una grande prova di impegno, lealtà e generosità.
Antonio, ma secondo alcuni in realtà l'allenatore del Napoli sta facendo questo tipo di ragionamento. Il campionato in questo momento dà problemi, quindi ci sono risultati difficili da raggiungere, mi concentro sull'Europa League, magari la vinco anche e magari vinco anche la Coppa Italia, quindi ottenere questi due risultati e anche a quel punto se me ne vado da Napoli significherebbe aggiungere altri due trofei, non solo nella bacheca del Napoli ma anche nella sua personale. È un ragionamento che, da dove fosse confermato, sarebbe giusto. È un ragionamento verosimile, però allora viene meno quello che è il concetto di Benitez, il turnover. È chiaro che bisogna alternare con giudizio i giocatori e i ruoli per dare a tutti i giocatori la possibilità di riposare ogni tanto, ma devono riposare per definizione gli stanchi. Chi non è stanco può giocare come Hiller, per esempio, che si rivela in questo momento uno dei migliori, è giusto che giochi. Mertens lo stesso, Higuain dopo tre gol non mi dite che è stanco, poteva essere solo stanco di festeggiare. Un po' come Gabbiadini, no? Un giocatore che gioca 5 minuti però ti c'entra il palo da fermo. Gabbiadini mi sembra la parabola del figlio che i genitori non hanno programmato. È venuto, era un giocatore che non serviva al Napoli, però è un buon giocatore e questa è la grande contraddizione, che Napoli ha preso un buon giocatore ma al Napoli serviva un giocatore diverso, un mediano di qualità, e lo diciamo da molto tempo. Credo che siano stanchi persino i tecnici della vostra radio per tutte le volte che l'ho detto, e sono stanchi anche i tipografi del mio giornale, ma purtroppo nel Napoli manca una mente tecnica in grado di programmare quelle che sono le esigenze, quindi gli acquisti, e soprattutto di dare un giusto corso agli investimenti. Si investe per giocatori che non servono, ma buoni, come è come comprare, sai, una bella sciarpa di cashmere e poi partire per Ischia a fare Ferragosto. Certo, no, assolutamente d'accordo con te, anche perché poi dobbiamo essere sinceri, ci aspettavamo un altro tipo di Napoli, anche dopo quei 20 minuti disastrosi con l'Inter, dopo 70 minuti straordinari in campionato ci voleva un'altra reazione, invece è arrivata un'ennesima brutta figura che fa un po' così, di richiamo a quella che c'è stata col Palermo. Quindi tante situazioni che si commentano da sole, dispiace anche analizzarle, perché poi in effetti è di difficile analisi vedere una squadra che per una parte del match si dimostra super e poi viene meno, dove sempre lì, in difesa e a centrocampo. Probabilmente, Antonio, correggimi se sbaglio, l'assenza di Gargano ha evidenziato ancora di più quelle che sono alcune pecche endemiche di questa squadra. Ma se tu mi parli dell'assenza di Gargano come decisivo, io ti ricordo che Gargano era uno dei giocatori da cedere. Allora, se tutto il futuro del Napoli è legato con a Gargano, è come legarlo ad uno scotch, cioè questo ti fa capire la precarietà a centrocampo. Ecco, con tutto quello che succede, però che vuoi, alle volte è persino imbarazzante. Noi facciamo un altro lavoro, ci sono dei manager super pagati che non si rendono conto delle esigenze della squadra, e c'è un presidente che purtroppo paga e non lo capisce o non se lo fa raccontare dai suoi collaboratori che occorre un mediano di grande qualità, di personalità, di carisma, e soprattutto occorreva un portiere invece per risparmiare, ha perso una stagione. Antonio, tu credi che ci sia qualcuno in grado di far capire De Laurentiis questo? Perché è quello che dico, che sostengo molto modestamente anche io, però mi faccio la domanda: c'è qualcuno che abbia una personalità perlomeno pari a quella di De Laurentiis, capace di fargli capire, guarda, che senza la famosa spina dorsale della squadra di un certo livello, pari praticamente ad Higuain, quattro giocatori tutti dello stesso livello, qui non si va da nessuna parte. Il Pietro Paolo Benitez con il suo carisma e poi non c'è riuscito. D'accordo. Dicevo, c'è un nuovo Pierpaolo Marino in pratica, ha disegnato Michele Sibilla poco fa.
Però, sì, ecco, però è il ruolo di Pierpaolo Marino quando era consapevole dei suoi limiti De Laurentiis. Oggi purtroppo, e mi dispiace perché credo che i tifosi debbano essere anche riconoscenti a De Laurentiis per quelle tante cose che ha fatto, cose veramente fatte bene, ma io penso che in questo momento De Laurentiis si senta più bravo di Pierpaolo Marino e di, del vecchio Allodi nel calcio, più bravo di Putin e del presidente americano Barack Obama della politica, di Zeffirelli e di Arinella. Ormai lui ha un'autostima irrefrenabile, è convinto di sapere troppo e tutto, e questo purtroppo non si riscontra nei risultati, perché stare a 18 punti dalla Juventus con il migliore, uno dei migliori centravanti d'Europa e uno dei migliori congegni offensivi d'Europa significa aver sbagliato qualcosa, ecco perché io auspico l'arrivo di un super manager che sia anche capace con garbo di raddrizzare, di dare un giusto corso agli investimenti di Laurentiis, perché tutto si può dire di Laurentiis tranne che non abbia speso dei soldi, purtroppo non li spende bene e mi dispiace per lui. Da Michele Sibilla, grazie a tutti, ci vediamo stasera in TV 20:45 circa, Telia Chieri anche sul 210 del digitale terrestre, 5210 chiavetta Sky, per Corner, una puntata bella, sicuramente appassionata e ricca di spunti di riflessione. Ciao a tutti, buon pomeriggio e forza Napoli. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.